Buongiorno, buongiorno, bentrovati con STEP, Economia e Territori, il format di Confindustria Toscana Sud. Vi stiamo trasmettendo dagli studi di Canale 3 qui a Siena, il nostro partner tecnico. Tanti temi anche oggi. Partiamo con uno dei settori nevralgici dell'economia italiana. Muove il 14% del PIL, mi riferisco al turismo. Ed è il settore che per primo è stato colpito dalla crisi della pandemia, ha subito lo stop più violento, continua a subirlo e luci sembra non tanto vedersi, soprattutto per quello che concerne il turismo delle città d'arte. Oggi abbiamo deciso di aprire la puntata con un grande imprenditore, un esperto del settore. Io do il benvenuto a Gianmarco Bisogno, guida, presidente di Emma Villas. Ben trovato Gianmarco. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per l'invito. Allora Gianmarco, noi ci eravamo sentiti un po' di mesi fa, all'inizio del lockdown. Ahimè, purtroppo stiamo rivivendo una fotocopia di quel momento, emergenza sanitaria, emergenza economica. Qui si sta sommando anche purtroppo la carenza del piano vaccinale del nostro paese. Tutti questi elementi interni drammatici si vanno a sommare poi a una situazione internazionale complessa. Tutto questo rappresenta un campo non minato, qualcosa di più per il turismo. Vogliamo un po' fare il quadro della situazione e raccontare l'oggi. Sì, credo tu abbia già fatto un quadro molto realistico. Stiamo un po' vivendo come quel film, no? Il giorno della morte. Era sempre lo stesso giorno, praticamente sta succedendo questo. Ci ritroviamo dopo un anno quasi esatto, pressa poco, alla stessa situazione. E questo naturalmente direi è uno shock molto, molto grande, non solo sotto l'aspetto imprenditoriale e economico, finanziario, ma direi anche un po' psicologico, perché forse un po' tutti noi che eravamo su questo settore pensavamo che questa fase sarebbe stata almeno in parte superata, invece ci ritroviamo con grande sofferenza, sinceramente. Ma più che sofferenza, direi ci stiamo trovando in una situazione di disordine e di poca visione, no? E questo è la cosa che più turba un imprenditore che chiaramente deve programmare. Il compito degli imprenditori poi sostanzialmente è una programmazione. È una programmazione che è bloccata naturalmente perché non c'hai la possibilità di mettere in terra quelle che sono le prospettive che sono veramente molto, molto nebulose, molto incerte. E dobbiamo dire che non possiamo neanche poi alla fine dare colpe nella sostanza più di tanto a qualcuno in particolare. Sicuramente. Credo che noi imprenditori dobbiamo in tutte le maniere reagire, tenere botta, tenere duro. Secondo me dobbiamo assolutamente continuare quello che è il nostro percorso di investimento. Anzi, direi che in un momento così complesso, così difficile, credo che gli imprenditori, quelli migliori, saranno quelli che continuano si possono naturalmente a mantenere investimenti, a mantenere alto il ritmo dentro l'azienda con i propri collaboratori, a tenere alto l'umore, lo spirito. Perché? Perché comunque sono convinto che chi riuscirà a superare questa fase poi si troverà sicuramente una strada molto più sgombra, più in discesa e arriveranno momenti sicuramente di grande importanza positiva per gli imprenditori del turismo. Quindi noi dobbiamo assolutamente mantenere la calma e mantenere una visione di prospettiva e di immagine del futuro che sarà sicuramente di grande supporto. Oggi, certo, è molto difficile, è molto complesso, dobbiamo avere la capacità di gestire questi momenti e chiaramente c'è bisogno di una collaborazione che va dagli istituti finanziari a chiaramente l'aspetto sanitario, questo è ovvio, c'è bisogno che il governo, l'Europa stessa a questo punto agisca in maniera prepotente. Mi piace molto come sta facendo il nostro Presidente del Consiglio, che mi pare in maniera molto determinata abbia già fatto delle scelte molto, molto categoriche, molto forti, legate anche a dei punti chiave, no? Abbiamo visto
vari cambiamenti che sono stati fatti, ma soprattutto un'azione molto forte con l'Europa per avere questi benedetti vaccini che sicuramente metterebbero in sicurezza a parte la salute di tutti i cittadini, ma potrebbero dare uno sprint sia per le aziende, per chi ci lavora, ma soprattutto per il turismo, che è una delle attività che richiede lo spostamento fisico delle persone. Quindi avere il vaccino e quindi la sicurezza, diciamo così, di muoversi senza essere contagiati o contagiare è un po' la chiave d'ingresso a un futuro immediato che ci possa dare già per questa stagione dei risultati buoni. Però noi dobbiamo avere visione già per 2022. Io già penso al 2022 più che al 2021. Tra l'altro ricordiamo che il Premier Draghi ha scisso la tematica turismo da quella dei beni culturali, ha stabilito proprio un ministero a sé stante. Quali sono quindi da imprenditore, Gianmarco, oltre al tema ovviamente dei vaccini che è chiaro, gli elementi che vorresti che questo neo ministero del turismo andasse a concretizzare nel nostro paese, e quali sono un po' le previsioni per, a questo punto dobbiamo parlare della stretta stagione estiva immagino, perché ovviamente la Pasqua in Italia dall'ultimo DPCM è stata nuovamente congelata per un tema di emergenza sanitaria. Quindi auguriamoci che l'estate possa invece permettere un po' di movimento turistico. E a tuo avviso ci sarà un po' di flussi anche dall'estero? Avete delle prenotazioni in questo senso? Ancora è presto per dirlo. Ma sai, io credo che sicuramente c'è bisogno di un grande sostegno da parte dello Stato, tanto per usare un termine un po' generico. Quindi il ministro, il Ministero del Turismo, il ministro che è stato delegato da parte del governo Draghi è un bel segnale e mi sembra una mossa molto intelligente. E io credo che c'è assolutamente bisogno di una politica comunitaria in cui si definiscono bene le regole degli spostamenti, e questo mi pare di aver già visto con questo famoso pass, questo passaporto sanitario, diciamo così, dove c'è i vaccinati o chi ha già avuto il Covid o il tampone, già quello determinerebbe un po' di regole e ci darebbe un po' di tranquillità. Lo Stato deve sostenere a livello finanziario, come già stato fatto lo scorso anno con il decreto di liquidità e con altre iniziative, le aziende, perché dobbiamo superare questa fase insieme, e io credo che i flussi ci saranno. Perché poi c'è l'altro aspetto fondamentale della voglia e della necessità umana e psicologica dell'essere umano di fare le sue vacanze, di avere questo spazio di relax che ci meritiamo come tutti. Quindi io penso che i flussi ci saranno, a parte, devo dire, la scorsa esperienza della passata stagione ci ha messo in risalto soprattutto il turismo interno, quindi il turismo nazionale, che ha reagito molto bene, ma anche credo quello europeo sicuramente darà dei segnali molto buoni. Senz'altro i primi mesi della stagione, vale a dire aprile-maggio, saranno compromessi e non credo che avremo grandi situazioni. Noi avevamo tantissimi voucher per aprile-maggio che sono stati nuovamente spostati alla prossima stagione, al 2022, ma io penso che giugno, ma soprattutto luglio-agosto, e probabilmente andrà a scorrere, cioè vale a dire settembre-ottobre, prenderà un po' più piede rispetto al solito, avremo un grosso incremento di prenotazioni, non solo dall'Italia, ma anche dall'Europa, e perché no fuori anche dall'Europa. Io sono fiducioso anche sul mercato americano, canadese, nella fase finale della stagione, diciamo da settembre-ottobre, potremo avere un buon rientro anche da parte di questo turismo. Noi abbiamo fatto comunque già diverse prenotazioni, ci siamo organizzati, e questo è un compito comunque deve fare l'imprenditore, credo, del turismo, attraverso una serie di assicurazioni che abbiamo stipulato, ci siamo inventati noi, quindi vale a dire assicurazioni sul Covid prima di partire, durante il soggiorno, abbiamo assicurato il lockdown, insomma creato una situazione di copertura per il cliente che possa in qualche maniera essere tranquillizzato su questo soggiorno. Nonché, per esempio, Marillas ha sposato anche un principio in merito alla sicurezza, quindi alla sanificazione degli immobili, perché riteniamo che il cliente possa essere agevolato e quindi invogliato di più alla prenotazione attraverso le formule assicurative, quindi le coperture assicurative, ma anche di sicurezza. Quindi le nostre ville, ma vale anche per
il mondo del turismo legato ad appartamenti, a quel settore, diciamo così, oramai extra alberghiero che sta prendendo piede, come sapete bene, in maniera eccezionale, direi, anche attraverso delle sanificazioni, quindi attraverso dei protocolli che devono essere assimilabili sostanzialmente a quelli delle strutture ricettive come gli alberghi. Quindi sicurezza per noi, sicurezza per i clienti, sicurezza per i proprietari, campagne assicurative che abbiano un senso di sicurezza per tutti, non solamente per il cliente. E io credo veramente che la stagione non sarà compromessa, perché ho molta fiducia nel Presidente, nell'Europa, perché oramai è stata scossa da questa crisi, da questo dramma che stiamo vivendo. E terzo, ci saranno delle reazioni incredibili. E veramente sono ottimista, credo che da giugno in poi sia l'Europa che il mercato interno. E ripeto, secondo me anche l'extraeuropeo, quindi il mercato americano, che è molto importante, per esempio in Toscana, le città d'arte, diciamo, il vero mercato forte è l'anglosassone, quindi gli americani, gli inglesi, i canadesi. E penso che nella seconda parte della stagione, con il last minute, avrà un sussulto anche lui. Io penso lotteremo e reagiremo, però dobbiamo avere la forza e la visione per il 2022. Tenere duro. Allora, questa la visione di Gianmarco Bisogno su quello che definisco metà del tuo cuore, che è ovviamente la tua azienda Mavillas. L'altra metà, e quindi ne approfitto del collegamento per parlare anche dell'altra metà del tuo cuore di uomo e economico anche, è quello del tuo legame con il territorio, il legame con lo sport, la tua squadra di volley, e quindi ne approfitto per chiederti un aggiornamento anche di questo, perché ovviamente anche per il mondo dello sport è stato ovviamente un anno completamente e veramente complesso e difficile. Com'è la situazione? Come sta lavorando la squadra, Gianmarco? Ah, sai, lo sport, secondo me, ecco, infatti sono rimasto un po' stupito, perché ho visto che c'è lo spadafuori di turno su questo governo, no? Il ministro per lo sport. Perché? Perché comunque lo sport non è solamente una divagazione, a parte anche quella che è molto importante, ma credo che sia oramai una chiave di vita, nonché imprenditoriale, che non va sottovalutata. Noi rappresentiamo il mondo della pallavolo, che è una piccola cerchia, diciamo così, che coinvolge comunque tra l'altro uomini e donne, quindi è molto molto avanti sotto questo profilo. Però insomma, va rispettato molto, va anche questo sostenuto, perché è francamente molto, molto è stato e sarà ancora una fase molto difficile sulla sicurezza sanitaria. Noi tra l'altro abbiamo avuto molti casi di Covid nella nostra squadra di pallavolo, e l'abbiamo gestiti, devo dire, con molta capacità, soprattutto per merito dei nostri medici, devo dire anche per merito di una grande organizzazione che abbiamo trovato attraverso la ASD di Siena e tutto il mio staff, che colgo l'occasione di evidenziare, da Guglielmo Scheri, Fabio Mechini, che sono stati straordinari, e Guglielmo lo segnalo in particolar modo perché è un senese molto attaccato alla città, al mondo imprenditoriale, e la sua passione ci aiuta molto anche in questa gestione di questa fase così complessa e difficile. La squadra sta sinceramente lottando, tra l'altro sono partiti in maniera un po' scoordinata, perché subito dopo poche giornate abbiamo avuto 10-12 casi di Covid. Sta recuperando, sta andando bene, ci accingiamo a fare playoff. Noi non molliamo, perché è giusto che noi imprenditori, e mi rivolgo a me come presidente, ma anche a tutti gli altri imprenditori che ci abbiamo intorno, e sono straoperativi nonostante veramente le difficoltà che stiamo vivendo. Giochiamo senza pubblico, con ogni partita che non si sa neanche se si gioca poi viene rinviata e spostata, ci sostengono, sono vicini a noi, e devo dire che lo dobbiamo fare per la comunità, per dare un messaggio anche qui di grande positività, no? Perché poi alla fine sono gli esempi, sono le emulazioni che portano anche gli altri a correre, a trascinarsi in quella che è una sorta di resurrezione che ci abbiamo, secondo me, molto vicino e a breve. E adesso appunto abbiamo questi playoff, e io spero di fare bene, perché Siena se lo merita il movimento sportivo, e se lo merita tutto il lavoro che è stato fatto in questo periodo dai giocatori e da appunto lo staff, come detto prima.
non è mezzo, diciamo, non è metà del mio cuore, è un po' meno chiaramente, perché l'energia principale a me me la assorbono naturalmente l'azienda, soprattutto di questi tempi. Ci abbiamo tanti dipendenti, tante aziende che stanno vicino a noi, tanti proprietari, tanti clienti da tutto il mondo. Però lo sport per me è molto importante, perché è una gratificazione che un imprenditore deve avere, che poi sia che è al di fuori, no, dell'attività imprenditoriale. Quindi l'imprenditore, specialmente se le cose gli vanno bene, credo che attraverso lo sport, può essere la cultura, può essere l'arte, insomma qualunque forma che possa riversarsi su un principio legato a un messaggio sociale di comunicazione nel territorio, lo deve gestire con molta attenzione e con molta precisione, come è giusto che sia quello che stiamo facendo noi con la pallavolo e tanti altri imprenditori che lo stanno facendo in altri sport. Ecco. Grazie per la tua testimonianza, per le tue parole, ovviamente un abbraccio virtuale a tutto il tuo staff dell'Emma Villas, a tutto lo staff ovviamente che lavora con te anche per la squadra, e torniamo a sentirci presto, augurandoci questa volta di avere nuove buone notizie, diciamo, evolutive su tutti i fronti. Intanto un grande saluto e grazie per la tua, come sempre, consueta disponibilità e gentilezza. Grazie a voi. Teniamo tutti duro, perché possiamo uscire tutti quanti insieme in maniera importante da questa situazione, ce la possiamo fare sicuramente. Grazie. Dobbiamo crederci. Grazie a Gianmarco Bisogno, rientriamo in studio, allora per noi un piccolo break per la regia, poi torniamo insieme e ci colleghiamo a Roma con Carlo Marroni per parlare dei primi step del governo Draghi e soprattutto dell'emergenza nell'emergenza, ossia la carenza del piano vaccinale. Sentiamo le ultime proprio da Roma, a fra poco. Bentornati con Step, il format di approfondimento economico di Confindustria Toscana Sud. Abbiamo aperto questa puntata parlando di uno dei settori più colpiti da subito e in maniera più forte della crisi legata alla pandemia Covid-19, che è quello del turismo. Avete sentito le parole del presidente di un grosso azienda quale Emma Villas. Una stagione sarà molto breve, quella di quest'anno, probabilmente solo nel periodo strettamente estivo. La Pasqua ovviamente è già stata purtroppo congelata per l'emergenza sanitaria e per le regole stabilite dal PCM firmato da Draghi. Allora, come anticipato, ci colleghiamo a Roma con Carlo Marroni del Sole 24 Ore. Ben trovato Carlo. Buongiorno, ben trovati a voi, grazie. Allora Carlo, il titolo principale con cui apre il tuo giornale è il vertice sui vaccini, il debutto tra l'altro di Figliuolo nel piano più centri vaccinali, dice il nuovo referente dei vaccini, e rinforzi sanitari. C'è poi il tema del blocco dell'esportazione delle dosi di AstraZeneca in Australia. Facciamo un po' il punto su questa che è ormai un'emergenza nell'emergenza, la carenza dei vaccini nel nostro paese e più in generale la problematica di questo tema a livello europeo tutto. Sì, allora diciamo che questa stretta del governo sui vaccini, nel senso che l'Italia ha bloccato le 250.000 dosi di AstraZeneca che erano in partenza per l'Australia, e non è che l'Italia, è l'Europa che aveva già deciso questa misura, laddove ci fosse un'emergenza nazionale singola, in questo caso l'Italia è uno dei paesi che ha un'emergenza nazionale, ed è stata bloccata. Questa esportazione erano vicino a Roma, Pomezia, dove erano state infialate questi vaccini che sono AstraZeneca, sappiamo, è un'azienda anglo-svedese. E questo è, diciamo, il primo atto forte da questo punto di vista del governo Draghi, al di là della nomina del nuovo commissario all'emergenza, il generale Figliuolo, perché evidentemente la strada che sta prendendo il governo è quella di non essere più solo sul vaccino Pfizer, che è considerato il migliore, ma evidentemente non basta, e quindi c'è questa immediata, diciamo, reazione su questo fronte. E tutto questo accade mentre la terza ondata, difficile dire se è già cominciata o sta arrivando, ma è in atto, e il DPCM lo ha messo in luce. Vediamo Milano, praticamente da domani è completamente chiusa o sostanzialmente del tutto chiusa. Roma per esempio no, Roma è ancora una zona gialla,
Però sappiamo anche questa enorme diffusione, riesplosione, dovuta anche alla variante inglese, che sappiamo essere ormai maggioritaria in Piemonte, in Lombardia e anche in Veneto, fa sì che diciamo, la terza ondata sia, sembra anche peggio della prima, perché i comportamenti non sono come quelli della prima, ma sono come quelli della terza. E finisco su questo punto, è ovvio anche però che stiamo facendo decine di migliaia di, centinaia di migliaia di tamponi al giorno che un anno fa non venivano fatti. Quindi probabilmente un anno fa tutti questi contagi che oggi vediamo non li sapevamo, ma c'erano. Quindi probabilmente c'è anche questo il disallineamento. Tra l'altro Figliuolo, fra le varie dichiarazioni, ha stabilito che ovviamente si cercherà di usare tutti i siti utili per la campagna vaccinale. Su questo tra l'altro si è mossa anche Confindustria sia a livello nazionale ma anche le territoriali. La stessa Confindustria Toscana Sud proprio ieri è uscita con un comunicato del presidente Campinotti dicendo mettiamo a disposizione le aziende per vaccinare i dipendenti. Tra l'altro c'è stata una richiesta importante, quella che, visto purtroppo la carenza attuale di dosi di vaccino, alcune categorie sono state extra ovviamente quelle sanitarie, che giustamente sono state le prime, ma alcune categorie di lavoratori come gli avvocati, i giudici, i professori universitari sono stati inseriti fra le priorità. Gli imprenditori chiedono che anche delle figure professionali magari più a rischio contatti, quindi a rischio di poter ammalarsi dentro l'azienda, ma con funzioni essenziali all'interno delle aziende, siano inserite in queste liste di priorità. Insomma, c'è una lotta, Carlo, ovviamente è complessa, perché poi il punto fondamentale è quello che dicevi te, le dosi scarseggiano. I vari punti che hai toccato, che poi sono un po', diciamo, l'insieme del quadro di come viene affrontato, diciamo, con il nuovo governo affronta, diciamo, rompendo anche di tabù, no? Il primo era il vaccino, quale vaccino, poi è venuta fuori la storia di scienze di vaccinazione, come se primo le parole che ormai erano bandita quasi del vocabolario italiano per qualche tempo, quindi si aprono tutti i vuoti possibili, in generale l'ha detto, ma nel caso specifico anche la proposta delle parti sociali che ieri è arrivata al ministro Orlando, le speranze coinvolti, cioè, sulle imprese, ma anche i sindacati collaboreranno sui protocolli dentro le aziende. Questo è un po', diciamo, il quadro. Cioè, per tornare a quello che ci siamo detti anche una settimana fa, non lo dico io, sono tutti, che questo è il cuore di tutta la vicenda. Cioè, il giorno che sarà chiaro, che non dico che sarà risolto il problema, ma che ci sarà la svolta, quel giorno sarà il giorno in cui si potrà ricominciare a riprogettare alcune cose, tipo l'economia, in maniera più, diciamo, più serena, la riapertura del turismo, quella di cui si parlava prima, e le scuole e tutto. Questo, diciamo, è un'emergenza, forse peggiore, perché in questo momento, diciamo così, la terza ondata ha delle modalità che non erano previste, diciamo così, e quindi diciamo, su questo c'è la concentrazione vera di tutto, molto più che su tutto il resto. Spaziamo adesso su quella che è un po' la geografia politica, continuo analizziamo sempre un po' nel corso della settimana gli eventi principali. Questa è stata una settimana molto rocambolesca per la politica nazionale nel nostro paese. Da un lato il fronte del Movimento 5 Stelle, la frattura con Rousseau, con Casaleggio, dall'altro le dimissioni ieri di Zingaretti nel PD. Ci fai un po' queste due fotografie e cosa succederà a tuo avviso su questi due fronti? L'implosione, in questo caso ormai l'esplosione del Movimento 5 Stelle era in atto da tempo, ci sono state 100 credo espulsioni, il Movimento 5 Stelle non è più quello, non so cos'è mai stato, questa è la mia opinione personale, però sicuramente non è più quello che era. Era un sistema governato da una triade o da un duopolio, non so bene dire, di questa società Casaleggio, che gestiva proprio dal punto di vista anche economico il tema diciamo, della non democrazia interna, con Grillo che dava indicazioni. C'è stata una rottura fondamentalmente di problemi economici, perché poi non sono problemi di linea politica, sono problemi di soldi, almeno quello che è emerso principalmente. Quindi questo il Movimento 5 Stelle, diciamo così, così come lo conoscevamo, è da archiviare, ma non lo dico contento o dispiaciuto, un fatto. E quindi diciamo che il nuovo, ancora
già una quota importante, il 30%, non so se ancora c'è il 32% in Parlamento perché ci sono state molte defezioni, però diciamo che è ancora il partito predominante in Parlamento, comunque molti partiti. Diciamo che però si avvia a non esserlo più, questo è un fatto. Dall'altra il Partito Democratico, che diciamo anche francamente poi vedendo la stampa nazionale oggi viene anche un po' sopravvalutato come tema, cioè nel senso il paese è in piena emergenza e l'emersione Zingaretti sembra che, mi perdonami vicina, qui faccio un po' di autocritica di categoria, che sembra che sia chissà quale notizia. La leadership di Zingaretti era sostanzialmente morta perché aveva puntato tutto su una leader, su un'alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle, che dicevamo, stiamo dicendo, non è più quello di prima, con un governo Conte 3, per, con una prospettiva diciamo di governo di quel tipo disegnata da Zingaretti, Bettini e altri personaggi, ecco tutto questo non c'è più, quindi Zingaretti si è dimesso contro le ipotetiche correnti o le vere correnti, ma sostanzialmente si è dimesso da se stesso, cioè dalla sua linea politica che non è andata avanti. Quindi ha preso atto di qualcosa che in politica si fa, cioè è finita una stagione politica e diciamo, avevano anche contato sulla fine definitiva di Renzi, che dal punto di vista elettorale è finito, ma dal punto di vista in questo momento dell'influenza comunque l'ha fatta valere in questa vicenda, quindi il quadro di qualche mese fa non c'è più, quindi ha preso atto di questo. Carlo, prima di chiudere il nostro collegamento ti chiedo un commento su un evento storico, tra l'altro voglio ricordare che tu sei un fine narratore del Vaticano, hai scritto anche un bellissimo romanzo su questo, ma l'oggi ci porta a un passaggio storico, ossia la visita di Papa Francesco a Baghdad, è proprio arrivato da poco a Baghdad, è la prima volta per un pontefice. Cosa rappresenta questo viaggio e a tuo avviso cosa potrà il pontefice ricucire in questa terra? Guarda, tra l'altro mi dispiace, io ho fatto quasi tutti i viaggi del Papa, ma in questo non sono potuto rientrare nella lista di quelli che potevano andare col Papa. Va bene, allora diciamo, è la prima volta che un Papa va in Iraq, una terra che potremmo dire tantissimo, noi l'Iraq la conosciamo ora, noi insomma, molti lo conoscono per la guerra recente o per le cose recenti. L'Iraq è la terra da cui è partito tutto. Abramo, secondo la tradizione biblica, partì da lì, da Ur, dove il Papa andrà domenica, quindi anzi domani, e quindi diciamo che è una terra diciamo martoriata da guerre, da divisioni interne dell'Islam, tra sciiti e sunniti, una terra dilanata da guerre varie, diciamo, che tutti conosciamo, e anche dal terrorismo interno, fortissimo. Un mese fa c'è stato un attentato al mercato di Baghdad e 30 morti. Quindi questo è il quadro in cui va il Papa in questo momento, in una terra dove i cristiani sono l'1,5%, sono stati massacrati, torturati e persecutati sia da minoranze, da maggioranze musulmane varie, e se visto sia dall'ISIS. Quindi diciamo, è un viaggio che ha dovuto fare a tutti i costi, nonostante il terrorismo interno, nonostante il Covid, infatti c'è fortissime restrizioni interne. Però dici, dopo che nel 99, qui concludo, Wojtyla dovette annullare il viaggio a causa della guerra, ecco, dice, da allora non c'era stata nessuna volontà, e Papa a tutti i costi ha voluto tornare lì. È l'unico viaggio che probabilmente sarà fatto ancora per tutto l'anno. Carlo, mi senti? Eccoci, scusate, ci eravamo persi. Eccoci. Sì, eccoci. Un altro elemento, Carlo, c'è una scelta anche proprio importante di immagini di Papa Francesco, sappiamo che in alcuni tratti anche complessi, tra l'altro saranno tante tappe, visiterà tanti luoghi, ci sarà anche un tema di scorta o protezione in dei momenti coraggiosi per certi versi da parte del Papa, anche questo è un messaggio forte ovviamente. Sì, assolutamente, ma guarda, ci sono delle cose molto, dei fatti diciamo molto, del programma fortissimi, tra cui appunto andare nella zona dove i cristiani 5 anni fa furono massacrati e in mezzo a torture indicibili. E poi incontrerà l'Ayatollah
Al-Sistani, che è la massima autorità religiosa sciita, fino ad oggi il Papa ha incontrato le massime autorità sunnite, che stiamo parlando di 1 miliardo di musulmani, questo tutti, che è un tema molto importante, perché come sappiamo gli sciiti sono i musulmani dell'Iran e di quella parte, diciamo, del Vicino Oriente che contrasta con l'altro, il Vicino Oriente è quello arabo-saudita. Il fatto che il Papa faccia incontri entrambi, cioè abbia incontrato entrambi, è qualcosa che a noi forse ci può sembrare un fatto di cronaca, ma è strategico nella storia dell'umanità in questo momento. Quindi il Papa ci fa un po' carico di questi passaggi che forse qualche anno fa erano veramente impensabili. Carlo, ti ringrazio intanto come sempre per la tua disponibilità. Su questo tema torneremo fra una settimana perché sarà interessante vedere dai tuoi occhi, dalla tua esperienza, quello che sarà il bilancio di questo viaggio così importante del Pontefice. Ovviamente torneremo poi su tutti i temi dell'economia e dell'attualità, sperando che nel corso di questa settimana, soprattutto sul piano vaccinale, ci siano buone notizie. Intanto Carlo, buon lavoro e grazie mille. Grazie, grazie a te Virginia e saluti a tutto Canale 3. Grazie, grazie a Carlo Maroni collegato come sempre con noi da Roma per il Sole 24 Ore. Un piccolo break e poi torniamo per l'ultima parte di Step, rimanete con noi. Eccoci tornati insieme per l'ultima parte di Step, il format di approfondimento economico di Confindustria Toscana Sud. Abbiamo aperto parlando del turismo con Gianmarco Bisogno di Emma Villas. Ci siamo poi spostati a Roma con Carlo Marroni, corrispondente del Sole 24 Ore, per parlare dell'emergenza nell'emergenza, quello del piano vaccinale in Italia. E abbiamo commentato anche una pagina di storia che si sta consumando in questo momento, ossia il primo pontefice a Baghdad. Adesso torniamo sul nostro territorio, sull'economia del nostro territori, lo facciamo con una grande imprenditrice collegata con noi da Arezzo, Cristina Squarcialupi, ben trovata. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, la dottoressa Squarcialupi guida due aziende molto importanti, la UNAR e la Chimet. Prima però di fare un focus sulle aziende, Cristina, io vorrei con te tornare su un tema, è uscito proprio un comunicato stampa di Confindustria Toscana Sud pochi giorni fa. È un tema dei temi, ossia l'economia circolare e poi un approfondimento in particolare proprio sul tema dei rifiuti. Riprendiamo questo tema insieme e qual è la tua posizione, la posizione di Confindustria su questo? Vabbè, noi riteniamo che l'economia circolare sia fondamentale per risolvere tutte le complesse problematiche tra l'ambiente, la gestione dei rifiuti, degli imballaggi. Cioè, la stessa Europa, no? Ci chiede di attuare dei piani per cui le nostre imprese appunto riescano a sviluppare un'economia più sostenibile e basata appunto sull'economia circolare. E questi saranno i grandi temi da affrontare nel futuro, anche se poi come io dico sempre, l'Italia è abituata in realtà a fare economia circolare proprio perché il nostro territorio è povero di materie prime e quindi ci siamo sempre industriati per riutilizzare anche, chiamiamoli scarti, per riutilizzarli e rimetterli nel ciclo appunto invece come materie prime stesse. A proposito del tema dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, c'è proprio un organo lavorativo dentro Confindustria e anche delle proposte concrete per il territorio? Assolutamente sì, proprio perché la Confindustria Toscana Sud è ricca, diciamo, di aziende che fanno dell'economia circolare il proprio business principale. È stato istituito fin dal 2018 un gruppo di lavoro che tratta su questi temi e come tale abbiamo anche aderito ad alcune opportunità. Ad esempio abbiamo partecipato ad un bando del Ministero dell'Ambiente insieme ad un'organizzazione ambientalista, Amici della Terra, proprio per sviluppare la cultura dell'economia circolare nei ragazzi, nelle generazioni future. E è stato molto, molto carino questo laboratorio, che ha coinvolto 800 ragazzi
di tutte le scuole di ogni ordine e grado, andavano dalla materna fino alle superiori e sono stati coinvolti appunto in dei laboratori attivi. Ad esempio c'era un laboratorio in cui si riutilizzavano degli scarti alimentari per cucinare, oppure degli oggetti di riciclo per fare musica. Però questi ragazzi sono stati anche educati a fare cittadini attivi, ovvero a insegnare addirittura ai grandi, ai genitori e anche ai ragazzi più piccoli cosa significa economia circolare in tutti i giorni, insomma, nella routine di tutti i giorni. Torniamo invece, Cristina, alle aziende che te guidi, ce le citavo all'inizio della nostra intervista, l'UNAR e la Chimie. Partendo proprio dalla UNAR, qual è un po' la fotografia del settore dell'oro in questo momento? Quali mercati hanno ripreso un po' vigore e dove invece c'è ancora stagnazione? Allora, il settore dell'oro, come un po' tutto il settore moda, è stato molto penalizzato da questa situazione della pandemia. È vero che alcuni mercati non si sono mai fermati, ad esempio sicuramente mercati orientali, in parte anche gli Stati Uniti. In questo momento stanno riprendendo lentamente il Medio Oriente, quindi parliamo di Dubai, tutto l'hub di Dubai che per noi è molto importante per tutto il settore orafo, però ancora stiamo andando un po' a rilento, anche se devo dire la verità, noi come UNAR, lavorando un po' in tutti i mercati del mondo, siamo riusciti a contenere le perdite dovute alla pandemia. Comunque 2 mesi siamo stati chiusi completamente, quindi quei mesi lì sono un po' difficili da recuperare. Riguarda invece Chimet, com'è il settore su cui voi operate? Chimet è tutto un altro discorso. Innanzitutto non ho mai chiuso perché veniva considerata come una di quelle aziende dei settori, diciamo, indispensabili, quindi non ho mai chiuso, proprio perché fa economia circolare, quindi arrivano a Chimet diciamo gli scarti dei rifiuti speciali di altre aziende e in modo particolare guardate, Chimet ricicla i catalizzatori esausti provenienti dalle aziende farmaceutiche, chiaramente in questo periodo sono state molto attive. E poi un altro settore che si investe Chimet è anche proprio lo smaltimento di tutti gli scarti sanitari, quindi si parla di tutti gli scarti che provenivano dagli ospedali, dalle case di cura, dai medici, addirittura come sapete, anche in casa di chi aveva il Covid, gli scarti di quella casa venivano trattati come dei rifiuti speciali che dovevano essere mandati appunto all'incenerimento. Un'ultima battuta, Cristina, prima di lasciarci. Il Covid non solo ha segnato, ovviamente sta segnando un'epoca da tutti i punti di vista, economico, sanitario, sociale, ma ha forzato anche le imprese a dei nuovi modi operativi, ad esempio a un'impennata sull'uso della tecnologia sicuramente. Quali saranno secondo te gli elementi che anche una volta, e ci auguriamo il prima possibile, finisca l'emergenza sanitaria, rimarranno nel modus di fare impresa? Ma secondo me questa pandemia ha creato una grossa selezione. Soltanto le aziende che sono riuscite a fare un salto sia in tecnologia, in digitalizzazione, in tecnologia, saranno quelle che troveranno degli sbocchi in futuro. Credo che sia stato veramente essenziale, parlo per le nostre aziende, comunque fermarsi a riflettere anche su programmi futuri appunto e i diversi modi di vedere le cose, sono convinta che rimarranno e saranno fondamentali appunto per tutto quello che il futuro ci potrà offrire. Cristina, ti ringrazio come sempre per la tua testimonianza, un saluto ovviamente a tutto lo staff delle persone UNAR e di Chimet, un augurio di buon lavoro e a risentirci presto. Grazie, arrivederci.
Grazie, rientriamo in studio, grazie a Cristina Squarcialupi, guida di una R e di Chimet. Abbiamo quindi affrontato altri due settori industriali importanti del nostro territorio. Siamo in chiusura di questa puntata, come sempre vi ricordo che potete rivedere questa, così come tutte le puntate precedenti, sulla pagina Facebook di Confindustria Toscana Sud e sulla web TV di Canale 3. Io intanto vi ringrazio ovviamente per l'attenzione, vi do appuntamento a venerdì prossimo, una buona settimana a tutti.